quali sono i cambiamenti che si devono fare per migliorare la qualità della vita? Per esempio, a Brescia l'acqua e il ciclo dei rifiuti sono un grosso problema. Cosa bisogna fare? Cercare di cambiare anche dal punto di vista culturale è uno degli elementi fondamentali per cambiare questa città. Ci sono alcuni elementi di fondo che però devono portarci, dai quali non si può prescindere per migliorare anche la qualità della vita di questa città. C'è stato un referendum che ha stabilito che la gestione del servizio idrico integrato, cioè dell'acqua e di tutto il ciclo dell'acqua, deve essere pubblica, e questo referendum va rispettato. Va rispettato con una scelta politica. Non bastano le scelte movimentiste, ma è la politica che può cambiare le cose, e la scelta politica è quella di scorporare la gestione dell'acqua insieme a quella dei rifiuti, e più avanti magari spiegherò meglio anche cosa significa scorporare la gestione dei rifiuti, da A a 2A. Deve essere data in mano a società pubbliche, totalmente gestite dall'ente pubblico, da enti pubblici, e totalmente a disposizione dei cittadini, che devono poter usufruire di quello che è questo servizio in maniera adeguata, a prezzi calmierati, quindi con tariffe che siano accessibili a tutti, con la possibilità di controllare sia tutto il ciclo industriale produttivo, che la possibilità di controllare la pianificazione delle politiche che vengono messe in campo rispetto alle scelte che riguardano l'acqua e i rifiuti. Questo significa, per quel che riguarda i rifiuti, che comunque sono un elemento che contribuiscono a peggiorare la qualità ambientale di questa città, perché l'inceneritore contribuisce, anche se in maniera minore rispetto ad altre realtà, a peggiorare la qualità dell'aria di questa città. È possibile cercare di ragionare in termini di una chiusura pianificata dell'inceneritore, se con la gestione pubblica dei rifiuti, e quindi non quotata in borsa, i cittadini ritornano ad essere protagonisti della programmazione di una politica dei rifiuti degna di questo nome, che a partire dal riciclaggio dei rifiuti, dall'abbattimento dei rifiuti alla fonte e dal riuso dei rifiuti, anche in questo senso si può lavorare tantissimo a livello comunale, facendo delle isole di recupero di materiali, dove chi pensa di non poter più utilizzare alcuni oggetti che però possono venire utili a altri o possono anche essere riparati, porta questi oggetti in queste zone, in questi luoghi comunali, opportunamente riparati, opportunamente messi a disposizione di altri cittadini, possono fungere per quello che è stato il loro ruolo pensato nel loro ciclo industriale o nel loro ciclo produttivo, e quindi possono essere riutilizzati. Questo è un cambiamento culturale radicale, ma questo è l'elemento dal quale non si può prescindere se vogliamo pensare ad una Brescia che possa avere un futuro diverso, che possa avere un futuro migliore e che possa essere di nuovo a disposizione dei cittadini. Questa è l'idea che la lista composta da persone, donne e uomini, di Rifondazione Comunista ha per dare un futuro a questa città. Queste sono le nostre proposte per quel che riguarda le questioni ambientali, e su questo noi pensiamo di essere totalmente diversi rispetto a tutte le altre forze politiche che si presentano alle prossime elezioni, e per questo noi chiediamo di darci fiducia.